Esther, sempre feste strepitose, augurissimi di buon compleanno. Eccezionale che ci sia al mondo. Ti voglio bene, auguri. Sei una donna meravigliosa, ti voglio bene, essere, auguri. Sempre a sorprenderci, augurissi di cuore. Dolci canti auguri ad Esther, che è brillante ogni giorno sempre di più. Auguri Esther! Augurissimi a questa splendida donna al mio fianco. Bella, una stella. I love you, Esther Gatta. Best in the world, Esther. Esther Gatta. Oggi 20 anni, Esther. Voglio fare tanti auguri a Esther, sei bellissima, e poi 50 anni è un inizio di un'altra vita, e poi, come si dice, gallina vecchia fa buon brodo, e tu ne fai tanta. Un augurio speciale da me. Esther, un primo bilancio dei primi 50 anni. Allora, io non so se dicono sempre che è un arrivo oppure un traguardo, una partenza. Per me dopo 2 anni di Covid è un grande, grande risultato, un grande traguardo. Devo soltanto ringraziare, diciamo. Ancora tante cose, ancora tante cose da fare. Sì, tantissime cose, sì, da fare nella testa. Ci sono tanti cassetti che devo ancora aprire. Sono l'inizio, no? Sono tantissime cose da fare. Questa, diciamo, questa festa l'ho potuta festeggiare con i miei amici più cari. Purtroppo mi dispiace tantissimo non aver potuto festeggiare con anche altri amici. Avrei voluto veramente invitare tantissime persone, però purtroppo causa Covid non ho potuto. Sono le persone più care e affettive che sento veramente vicine. Mio marito è in prima persona. E una ce l'hai qua, tuo marito Antonio. Ma come fai, una donna manager, imprenditrice, attrice, voglio dire, nel campo della moda, alta moda. Mia moglie è un fenomeno naturale, è incredibile. Con fatica ma riesco a starle dietro. Riesci? Sì. È la numero uno e riesce sempre in tutto. Qualsiasi cosa lei tocca diventa oro.
È la persona alla quale riconosco una follia più costruttiva del mondo. Ma se dovessimo aprire un cassetto, che regalo pensi per Esther? Il regalo di Esther è avere sempre dei sogni nel cassetto da realizzare ogni giorno. E di ritrovarci sempre insieme. A fianco a sinistra ho la mia amica da appena, diciamo, 47 anni, ci conosciamo da quando avevo 3 anni, è sempre al mio fianco, mi sostiene sempre, abbiamo passato dei bellissimi momenti ma anche dei momenti un po' particolari. Io l'ho voluta comunque a fianco a me, lei è di Roma, io la ringrazio tantissimo e lei è una mia amica acquisita da pochissimo e ho lo stesso feeling che con lei, si somigliano tantissimo e io le voglio veramente bene, devo dire sono due persone speciali, grazie di essere qui con me stasera. E allora auguri, 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 auguri. E poi devo sempre ringraziare, sono 7 anni che lavoro con una donna, diciamo, speciale, un'amica, io la chiamo una sorella più grande, che è questa signora qua. Vai, vai, vai. Auguri, auguri, auguri. Io con lei litigo come una sorella, io litigo, faccio pace, però lei mi conosce. Allora, tutto. Lei è una Maridì 2! Mi dispiace, ma due per età, non per energia, entusiasmo, vulcanicità e veramente poliedricità, solo perché c'ha 10 anni meno di me, fra 10 anni diventerà peggio di me. Auguri, auguri, auguri. Auguri, auguri, auguri ai prossimi 50 anni di mia moglie. Esther, augurissimi, sei bella, solare, generosa, sei grande. Un grande abbraccio e tantissimi auguri ancora. Mua! Lasciamo un pianto, cioè una fede d'oro.